fotografare l'Istat, l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, l'insieme delle Camere di Commercio, gli uffici studi di Confindustria. Noi abbiamo dei numeri interessanti in questa regione. Per esempio, interessante il numero della natalità imprenditoriale e il numero anche della consistenza imprenditoriale. Noi abbiamo 137.000 imprese in questa regione. Così come ce ne sono circa 220.000 nella regione Marche, della quale parleremo, e ce ne sono molto di meno nell'altra prossima regione, di cui pure parleremo, che è la regione Molise. Ci muoviamo nell'ordine di 32-33.000 imprese. Ma accanto a questo numero ce n'è un altro ancora che desta qualche curiosità, qualche elemento di interesse. Per esempio, c'è una bella realtà nella nostra regione fatta di coloro i quali impiegano il cervello dalla mattina alla sera per prepararsi al tempo del domani. Sono quelli che stanno studiando, impiegando il proprio cervello, gli studenti universitari, sono 61.000 in questa regione. Così come abbiamo un altro dato che non è esattamente da buttare, pensato e rilevato in termini assoluti, la consistenza in valore assoluto del PIL di questa regione, che si muove attorno a 29,3 miliardi di euro. Ma è sufficiente questo per pensare che va tutto bene? Poniamoci una domanda, come se la pone per esempio il ministro del welfare che ha dato luogo ad un movimento straordinario nel nord-est, si chiama Verso Nord. Parlo del ministro Sacconi, che secondo me è uno dei più innovatori del governo che è in carica. Sacconi dice: ma siamo sicuri che le istituzioni debbano essere dei totem, dei moloch da accarezzare? O le istituzioni devono essere degli strumenti funzionali al camminamento della comunità, alla produzione economica, al fare sì che la ricchezza ricominci a prodursi per poi poterla anche distribuire? Allora, dentro questa cornice, quali sono i dati che ci devono legittimamente impensierire? Dal 1992 ad oggi in Abruzzo c'è una regolarità. Un grande studioso di scienza della politica che ha dato i natali alle migliori letture delle decisioni pubbliche in Italia e in Europa, Gianfranco Miglio, ci ha insegnato che della società vanno trovate le regolarità. Una regolarità della nostra società è la seguente: dal 92 ad oggi mancano all'appello 45-47 mila opportunità di lavoro in questa regione. Come si fronteggia questa emergenza numerica, sociale, economica, di civiltà di questa regione? Organizzando le assunzioni nel settore della formazione? Stabilizzando i precari, magari producendoli prima? Organizzando per esempio quella cosa che è andata in onda in un pezzo di Regione Marche, per cui la Merloni stava per chiudere, la società che faceva il quadrilatero stava per camminare in avanti, si è pensato di far assumere gli operai della Merloni in difficoltà dentro la società di lavori pubblici della Quadrilatero S.p.A. Questa è stata una nicchia di produzione innovativa, per fortuna senza successo, che è stata pensata in una zona di confine tra l'Abruzzo e le Marche. Io non credo che sia questa la soluzione, ma poi sto parlando, diciamo, ad una cattedra di competenti, qual è quella che io ho davanti agli occhi, ma anche alla mia destra e alla mia sinistra. Non credo che la soluzione al problema di questa regolarità di emergenza sociale, economica e di civiltà in Abruzzo significhi imbrogliare delle stabilizzazioni. Invece io penso che la soluzione sia quella che a me piace definirla così: aiutare la natalità imprenditoriale, aiutare la competitività imprenditoriale, che voi conoscete perché è stato oggetto da sempre delle vostre campagne di approfondimento e anche di stimolazione istituzionale. Per fare questo però come si fa? Io penso che noi dovremmo in Abruzzo dare luogo ad una grande vertenza, ma non le vertenze che però hanno conosciuto, diciamo, spargimenti di inchiostro sulla carta intestata nel corso degli ultimi quinquenni. Apriamo una vertenza con i poteri che stanno a Roma. Andiamo più o meno disordinatamente a Roma, con un cumulo di cappelli, e prima o poi questi cappelli verranno riempiti. Io penso che la vertenza che deve essere aperta con Roma deve avere addirittura l'ambizione, la potenza, ma non la prepotenza, la potenza
delle vertenze che hanno saputo aprire nei confronti non solo di Roma, ma di ogni centro di potere da parte della regione Lombardia, da parte anche di una certa modalità di fare governo nelle Marche, da parte di una modalità di fare governo dell'Umbria. E adesso vi dico quali sono state queste modalità di fare governo. Innanzitutto sprigionando tutto il carico di regionalismo che ogni regione che si rispetti dovrebbe avere. Che cos'è il regionalismo? Io mi permetto di dire che l'Abruzzo, secondo me, non ha mai conosciuto una stagione di regionalismo. Ha conosciuto il regionalismo la regione Marche, l'ha conosciuta paradossalmente la regione Molise. Grazie alla cultura regionalista della regione Molise, la provincia di Ugo di Molisio è diventata regione Molise. Allora era quello il punto di arrivo della provincia di Ugo di Molisio: fare in modo che guadagnasse una dimensione di statualità regionale, che poi riuscì a conseguire culturalmente nel 63, istituzionalmente nel 70. Quello volevano quelle collettività, quelle famiglie, quei cittadini, quegli imprenditori, quello hanno saputo conseguire. Certo, adesso non basta più quel cerchio, quella sagoma di potere stabilizzato, non basta più, ed è la ragione per cui siamo qui. Ma parliamo adesso delle Marche, scavalchiamo per un attimo l'Abruzzo. Che cosa ha prodotto la cultura regionalista nelle Marche? Io intendo per regionalismo lo scuotimento di tutta la vita di una collettività. Intendendo per scuotimento di tutta la vita della collettività, i giovani, le persone, le imprese, gli enti locali, le camere di commercio, le università, che è come se si dessero un appuntamento in avanti convergentemente, cercando al riguardo regole adeguate, assetti istituzionali adeguati, di cui parleremo velocemente ma compiutamente. Il regionalismo nelle Marche ha fatto sì, per esempio, che pensassero prima degli altri al dialogo con l'altra parte dell'Adriatico. Ma come pensate voi che le navi lì ci sono e vanno e vengono, e qui c'era e poi non c'è più? Come mai nel 92 qui si sono messi tutti sotto coperta? Era una stagione di grande bisogno di avvocati anche allora. Come mai nel 92 qui si è cancellato tutto sul piano dell'economia acquatica e lì invece è stata l'esplosione della capacità relazionale? Che c'era un disegno regionalista che puntava a rispondere ad una grande domanda: dove deve guardare la Regione Marche? Dove deve andare la Regione Marche? Di quali poteri si deve dotare la Regione Marche? Nelle camere di commercio di allora, della Regione Marche, si organizzavano le esperienze di avvocatura internazionale per accompagnare gli imprenditori di lì, dall'altra parte dell'Adriatico. Forse noi da queste parti compravamo i libri delle case editrici colorate. Nella regione Marche le università si compiegavano con la vita reale dell'economia delle imprese, organizzando una forma italianizzata di cluster. C'è una insegnante di inglese dell'università, spero che mi dia il consenso per la pronuncia di questa parola. Nella regione Marche si organizzava il modello adriatico della crescita economica, di cui ha parlato Andreatta nelle sue giornate all'AREL e Derita nei suoi studi annuali del Censis. Nella regione Marche si sono messi in moto i pensieri, le idee, i progetti che hanno dato luogo, cari amici di Confindustria, al quadrilatero. Il quadrilatero è un'operazione titanica che, se la volessimo rendere parametrabile a quello che occorre all'Italia, è il ponte sullo stretto. L'Italia ha bisogno, secondo me, del ponte sullo stretto, non solo del ponte sullo stretto. Le Marche avevano bisogno di recuperare non solo il rapporto con l'altra parte dell'Adriatico attraverso le navi, ma avevano bisogno anche di superare lo spezzettamento, la disgiunzione nei confronti dell'Umbria, e lo hanno fatto attraverso quadrilatero. E non è che lo hanno fatto quando anche gli angeli aiutavano le Marche. Lo hanno fatto quando gli angeli hanno smesso di guardare la Regione Marche, cioè quando è arrivato il terremoto. Il terremoto è stato visto come l'appuntamento
della crisi, ma la crisi pensata alla veneta, la crisi pensata come Cacciari, come il ministro Sacconi del welfare, la crisi come passaggio, non la crisi come pianto o lamento. Straordinario Massimo Cacciari quando spiegava: ma di che piangete? Piangete perché siamo in crisi? La crisi sempre e solo questo significa, passaggio, andata oltre. E l'andata oltre per le Marche significò, in coincidenza della crisi del terremoto, pensare ad un progetto che avvicinasse, legasse, facesse scavalcare la separatezza. Nasce Quadrilatero S.p.A. Quadrilatero S.p.A. è lo strumento giuridico. Prima il progetto, poi il convincimento, poi la pressione istituzionale, poi l'avvertenza, poi la procedura al CIPE, poi la procedura di selezione del contraente, poi l'inaugurazione, poi la festa e poi la vita di quella struttura. Io penso che l'Abruzzo, che ha numeri straordinari, come mi piace dire, 1.300.000 abitanti, 134.000 imprese attive, 61.000 studenti universitari, oltre 300 comuni, 4 città capoluogo di provincia, che non ce la fanno a raccontare tutta la storia dell'Abruzzo, perché esistono livelli intermedi istituzionali molto significativi. Sono le città intermedie di questa regione, delle quali non voglio parlare qui. Questa è una regione nella quale, per esempio, ci sono 60.000 operatori di volontariato. Questa è una regione che ha una grande attenzione verso le aree di confine, che invece la classe dirigente ha considerato l'area di confine come una specie di landa grigia, o da dimenticare o da non vedere. Nel mentre in Europa, per esempio, si disegnava la geografia europea come una geografia che partiva dalle aree di confine. Le euroregioni che sono? Quelle di cui è esperto Massimo Luciani e Cesare Di Martino, che è qui. Che sono le euroregioni? Sono regioni che fanno ripensare la geografia dell'Europa a partire dalle aree di confine, quelle solitamente stabilite o dai monti o dalle acque. L'euroregione del Baltico è una regione che considera il Baltico non già come un elemento di spezzettamento, ma come un elemento di convergenza e di comunione. C'è l'euroregione adriatica, c'è l'euroregione del Danubio e poi c'è anche l'euroregione dei monti più significativi della carta dell'Europa. E noi come ci arriviamo a questi appuntamenti? Ci arriviamo pettinati, costumati, educati, avendo un curriculum tutto come dire, che si può tutto esibire. Però attenti ad arrivarci senza avere nulla da dire, che c'è questo rischio, che non si abbia nulla da dire, nulla da richiedere, nulla da proporre, nulla su cui combattere. In questi giorni, innocentemente, si è scritto su un giornale che tutto sommato già si sta facendo parecchio. Io penso che è vero che si sta facendo parecchio. Parecchio è per esempio quello che sta facendo Confindustria. In ogni dove sta discutendo. Ho il problema permanente della poltrona. È stato un po' il contrario. Confindustria sta facendo molto bene, perché opera scavalcando le parzialità della politica, dialogando con le istituzioni, ascoltando chiunque abbia da dire e poi facendo la sintesi. Io non penso che esista una questione, diciamo, di autosufficienza di quella che si chiamerebbe l'euroregione adriatica. Quella c'è, è in corso di definizione, di strutturazione, di dettagliamento e ha il suo camminamento. Ma anche rispetto all'euroregione adriatica esiste la domanda: come ci va l'Abruzzo? Con chi ci va l'Abruzzo? Organizzando quale segmento di partenza, di solidarietà, di coesione? Vedete, io penso che l'Abruzzo debba assolutamente stringere a sé
tutto quello che è nelle sue prossimità. E nelle sue prossimità io vedo il Molise, nelle sue prossimità io vedo la regione Marche, nelle sue prossimità io vedo l'acqua del mare Adriatico e poi vedo naturalmente l'altra parte dell'Adriatico che si chiama la Nuova Europa. Sapendo che noi siamo collocati magicamente al centro di uno scenario straordinario, che è lo scenario della vecchia Europa che è al di là del Tirreno e della nuova Europa che è al di là dell'Adriatico. Sapendo che molta parte delle venture, degli spostamenti delle merci, delle persone, delle idee chiamano in causa questo snodo, a condizione che lo snodo si attrezzi, si organizzi. Io ho avuto la fortuna di studiare in una università abruzzese, la dico così ribaltando quello che si è pensato sempre, dello studio nei territori rispetto allo studio nelle grandi città italiane. E ho avuto la fortuna anche, diciamo, di studiare in una università abruzzese in anni formidabili, anni nei quali il meglio dell'intelligenza nazionale si trovava a Teramo. Parlo dell'intelligenza storica, politica, economica, istituzionale. Io ho avuto la fortuna di sentire dal vivo un gigante del federalismo come Gianfranco Miglio. Il suo migliore allievo è l'attuale rettore della Cattolica, Lorenzo Ornaghi, che è venuto anche di recente a Pescara, per la quarta volta è venuto a Pescara nel corso di un lasso di tempo sostenibile. Uno dei suoi migliori raccoglitori di sfida intellettuale è un pescarese di via Stradonetto che si chiama Silvio Cotellessa, uno dei più grandi conoscitori del pensiero di Rousseau. Ci ha insegnato Miglio Ornaghi che le istituzioni non sono frutto della gravidanza di Crizia, vengono pensate e partorite lì e lì devono rimanere. Le istituzioni devono seguire il camminamento della vita reale delle persone. Ma soprattutto le istituzioni, quando vengono collocate sul tavolo a misura di vita delle persone, vanno usate le istituzioni. Questo convoca un altro concetto, il potere va usato. Il potere non va tenuto in una teca. E né il potere edifica il diritto ad apparire spaventati. Poiché il potere, se usato, genera la paura, io non faccio nulla perché non mi voglio ritrovare dentro alle questioni problematiche. Io sono convinto che questa è una regione che ha bisogno che il potere venga usato. E accanto al potere che deve essere usato, le istituzioni vanno commisurate rispetto alle aspettative della vita reale dell'economia e della comunità. Che significa questo? È arrivato il momento di dare pieno corso al dettaglio della novella costituzionale, come dicono i giuristi, che si chiama l'articolo 117 e 118 della rinnovata Carta Costituzionale. Quella carta che venne rinnovata nel 2001. Che cosa fa oggi, a Costituzione modificata e vigente, il sistema delle regioni? Dice il messaggio che è contenuto da questa carta. Se ieri era comprensibile che quando una comunità non ce la faceva ad auto-organizzarsi con le risorse di cui disponeva e chiedeva allo Stato e apriva una vertenza con lo Stato, adesso, con quella modifica costituzionale, il rapporto di attesa di aiuto non è subito con lo Stato, ma è a livello orizzontale. Per soddisfare ciò che a me serve, Regione Abruzzo, io non faccio immediatamente come negli anni 60, 70 e 80 la richiesta allo Stato o addirittura all'Europa, ma prima di tutto organizzo un coinvolgimento orizzontale delle regioni che sono a me accanto. Noi abbiamo una serie di partite che devono essere gestite e fronteggiate dal livello delle regioni, organizzando battaglie comuni, insediando organi comuni, che non significa spesa. Ho letto in questi giorni su un giornale che la chiave di volta per quello che non va in Abruzzo è asciugare qualche municipio, perché dall'economia di risulta verrebbe fuori il grano che serve per sfamare tutta la collettività. Io, cari amici di Confindustria, ritengo che le istituzioni, se funzionano,
non sono un dramma e non bisogna odiarle le istituzioni. A volte vedo in giro odio verso le istituzioni. Può accadere questo quando non si sa utilizzarle le istituzioni. Le istituzioni invece vanno spremute, come sanno fare in Catalogna, anche se oggi vivono una condizione di affanno, in Baviera, in Lombardia, come hanno saputo fare fino a qualche tempo fa, nell'Umbria della Lorenzetti. Noi abbiamo le partite della dotazione infrastrutturale che attendono da decenni la risposta che occorre. E come si fa a dialogare per i tragitti europei o per una infrastrutturazione ferroviaria che attendiamo da decenni con la solitudine o il solipsismo dell'Abruzzo? C'è un trapezio dalle Marche fino al Molise, ai confini con la Puglia, è un trapezio territoriale dove non c'è un grammo di ferro che funzioni, parlo dell'infrastrutturazione ferroviaria, perché gli orari sono una partita fondamentale per quanto riguarda gli spostamenti. Se dovessi dire che società è questa, mio nipote che sta a Chicago, io direi che questa è la società che cerca la velocità, la categoria che fa giudicare un territorio organizzato o meno è la categoria della velocità. E che velocità si assicura prescindendo dal ferro? Una velocità ingannevole che non c'è. Allora, cari amici di Confindustria, salutiamo il presidente della Confindustria di Chieti, Paolo Primavera, che mi fa piacere. Anche il presidente della Camera di Commercio. Ah, non l'avevo visto, era coperto dalle spalle di Primavera, anche il presidente della Camera di Commercio, Daniele Pecci, di Pescara. C'è bisogno di organizzare un coinvolgimento stringente, utilizzando la legge che questo favorisce, che è la legge costituzionale numero 3 del 2001, calata nella nostra carta costituzionale, che consente l'insediamento di organi comuni per fronteggiare emergenze tematiche, l'infrastrutturazione ferroviaria, per esempio, sul tema della partita delle infrastrutture di spostamento. O l'altra emergenza tematica è l'approvvigionamento energetico, o l'altra emergenza tematica è la difesa della costa, la valorizzazione dell'ambiente, per esempio, o l'attrazione degli investimenti. Ma come pensate voi, in uno scenario di queste dimensioni, che ce la possa fare una piccola regione da sola o l'altra ancora da sola? Noi riteniamo, io penso convintamente, che è arrivato il momento di andare oltre l'architettura istituzionale uscita per un verso dal 1861, per un altro verso dal 1970. Quelle architetture che postulavano le città e le province come il massimo di funzionalità sui territori, 1861, e le regioni come la rappresentanza statuale coniugata a livello territoriale, oggi non ce la fa più. C'è bisogno di un altro modello di espressione del rapporto potere, aspettative dal potere, funzionamento istituzionale, aspettativa di diritti e di funzionalità. Vedete, io penso un dato, cari amici che siete qui,